tutte ragazze, eccomi con un nuovo video. Questa volta vi faccio vedere gli swatch dei colori gel e semipermanente che ho acquistato nel video precedente che vi ho fatto già vedere. Per chi non avesse visto il video, ve lo metterò qui a fianco. Praticamente ho fatto degli acquisti alla Beauty Space Niles e adesso vi faccio vedere come sono i colori stesi. Allora, partiamo prima dai gel. Vi faccio vedere il nero, eccolo qui, lo 017. Considerate che questo è un nero coprentissimo e quindi mi ha bastato una passata praticamente. È l'unico colore, anche se gli altri sono tutti coprenti, però questo è l'unico colore che proprio non c'era bisogno di una seconda passata. Ed eccolo qua. Non so se riesco a farvelo vedere perché purtroppo la luce è quella che è. Però, oddio, non so se fa. Eccolo qua. Guardate che bello. Cioè, veramente coprente, coprente, veramente. E questo è il nero 017. Poi vi faccio vedere il blu. Zaffiro, eccolo qui, barattolino 33, numero 33, ed è questo qui, anche questo molto bello, brillante e molto coprente. Guardate qui, questo comunque ho fatto due passate, bellissimo, un colore veramente bello. Poi abbiamo il melograno, il numero 11, melograno 11, ed è questo colore meraviglioso. Guardate un po' se riusciamo a vederlo. È tra un fucsia, diciamo, è una tonalità di fucsia. È molto molto bello. Non so definirlo in altri modi. Veramente meraviglioso, bellissimo. Non vedo l'ora di provarli tutti. E infine vi faccio vedere il loro omaggio. Loro omaggio che mi hanno mandato, che è il marrone australe 018. Ed è questo colore qui. Molto brillante, veramente molto bello, è tra il marrone e il bronzo. Vedete che bello? Non so se riesco a farvelo vedere, però è veramente bellissimo. E questo era quello che riguardava i gel. Adesso passiamo ai semipermanenti. Riguardo ai semipermanenti abbiamo, ho acquistato, questo è il mio colore preferito, guardate, è veramente meraviglioso, lo 03 della linea Sock Off. Ed è questo meraviglioso bordeaux. Guardate quanto è bello. Non so se riesco a farvelo vedere. È veramente meraviglioso. Scusate il sottofondo di mia figlia che urla come Tarzan, ma purtroppo è ancora piccolina e quindi è giusto che lo faccia, insomma. Poi abbiamo il numero 24 che è un rosa nude. Eccolo qui, sempre la stessa linea. Ed è questo qui. Non so se riesco a farvelo vedere. Purtroppo la luce, ragazzi, non rende, però è veramente bello. È un rosa. Non è né chiaro e né scuro, è una via di mezzo. Poi abbiamo il violet e il grey, il numero 2200. Ed è questo grigio con riflessi violetti. Riesco a farvelo vedere con questa luce schifosa praticamente. Scusatemi, ma non so come farvelo vedere. È veramente bello. E infine, come avrete visto, il dorato, il GE 09. Sempre la stessa linea ed è bellissimo. È molto brillante. Vedete? È brillantissimo, molto bello. E adesso per questo periodo di Natale è veramente il top. Meraviglioso. E questo è per quanto riguarda la linea dei colori. Come vi avevo detto nel video, io ve l'ho fatti soltanto vedere inizialmente e adesso questi sono i colori stesi. Sono veramente soddisfatta, sono colori belli, coprenti, brillanti. Io li ho provati sulle mie mani e durano veramente bene. Per chi fa sia il semipermanente che una ricostruzione con sopra il semipermanente sono veramente ottimi. Io mi ci trovo molto bene e continuerò senz'altro a comprare questa marca. Poi ragazze, oltre alla Beauty Space, vi volevo far vedere un nuovo acquisto. Ovviamente, come sapete tutte, o perlomeno chi ha diciamo avuto modo di fare il corso da Onicotecnica come lo sto facendo io, quindi per prendere proprio l'attestato della Regione Lazio, le prime cose, ma penso che comunque anche chi fa i corsi col riconoscimento soltanto a livello di frequenza, penso che siano basi, cose che vengono comunque dette.
Alla base del nostro lavoro, in primis, c'è l'igiene. Quindi, praticamente, come saprete, o comunque, se non lo sapete, ve lo dico io, quando si fa questo tipo di lavoro, per una cliente si deve comunque pulire e sterilizzare tutto, che riguardi sia la nostra postazione, che riguardi sia gli attrezzi che utilizziamo e tutto il resto. Diciamo per l'igiene, in questo caso degli attrezzi, a noi hanno detto e spiegato alla scuola che bisogna fare, oltre che comunque sia pulirlo, di disinfettarlo, va prima disinfezionato con un prodotto che poi diciamo si acquista su internet, un prodotto apposito, scusatemi. Per la disinfezione degli strumenti e che serve praticamente per far sì che non vengano contagiati per funghi, micosi, virus e quant'altro. E poi c'è la fase 2, che è praticamente una volta disinfezionato, lavato sotto acqua corrente e asciugato bene, l'attrezzo va a passare nella sterilizzazione. La sterilizzazione, per chi ha un centro estetico, avviene con l'autoclave. Ovviamente noi che siamo privati, che siamo comunque a casa o chi comunque sia, insomma, lavora in proprio, non ha bisogno per legge dell'autoclave, ma bensì di uno sterilizzatore anche diciamo di uno sterilizzatore più piccolo, diciamo così. E in questo caso uno dei migliori che ci hanno consigliato è quello al quarzo. Adesso io vi faccio vedere, questo io l'ho acquistato su eBay, l'ho pagato veramente, ragazzi, una cavolata, ed è funzionale al 100%. Questa è la sua scatolina, questo è lo sterilizzatore al quarzo. All'interno ha le sue microsfere, quindi un pacchettino di palline piccole piccole che sono delle sfere che con la corrente, perché questa ha una spina, va a corrente, si scaldano fino, mi sembra, sui 240-250 gradi e bastano veramente pochissimi minuti perché l'utensile o l'attrezzo che noi andremo a mettere all'interno venga sterilizzato. Vi faccio vedere, aprendo la scatolina, come è il prodotto vero e proprio. Allora, questo è l'apparecchietto che voi troverete all'interno. Come vedete, è molto piccolino, è abbastanza maneggevole, quindi non è ingombrante perché ha anche poco spazio, è ottimo. Ha questo coperchietto che si inseriscono gli attrezzi qui all'interno e queste sono le microsfere che danno in dotazione. Ovviamente voi le vedete così perché io ancora non l'ho usato, però queste sono le microsfere. Queste vanno all'interno di questo sterilizzatore e con il calore. Praticamente con il calore si scaldano e fanno sì che uccidono veramente tutto: virus, batteri, perfunghi, proprio le spore, vanno ad uccidere proprio le spore. E questo era per quanto riguarda lo sterilizzatore. Quindi, se voi siete interessati anche a questo, per chi magari non ce l'ha o aveva intenzione di comprarlo, vi lascio nell'info box il link dove l'ho acquistato io. Veramente l'ho pagato una cavolata. Mi sembra intorno con la spedizione e tutto intorno ai circa 12-13 euro, non di più. Quindi veramente ragazze, io ve lo consiglio, specialmente per chi di voi lavora a contatto con clienti, l'igiene è la cosa primaria, è la cosa più importante perché con il nostro lavoro si vanno incontro veramente a tantissime malattie e per così poco alla fine, per una spesa così irrisoria e per un tempo così minimo, perché mi sembra che comunque in tutto questo sterilizzi in pochissimi minuti, 3, 4, 5 minuti al massimo. Davvero è minima come cosa, quindi non vedo perché magari alcune non lo utilizzano e sbagliano, perché così si evitano tante cose e la cliente sicuramente è più sicura del nostro lavoro, vede che noi siamo pulite, che facciamo il nostro dovere e senz'altro è sicuramente una cosa positiva. Bene, detto questo, per oggi è tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mettetevi un pollice in su. Per chi non è iscritto, iscrivetevi al mio canale e io vi aspetto. Vi mando un grosso bacio. Scusatemi sempre per lo sfondo e per il mio look, ma sono quella malata.
Ma spero di guarire, perché adesso fra una settimana è Natale, quindi non vorrei fare Natale a letto, ma spero di sì. E ci vediamo nel prossimo video, ragazze. Un bacione. Ciao.